Dracarys. Hello! Benvenuti o bentornati sul mio canale, amici. Il viaggio di oggi sarà a dir poco sensazionale. Esploreremo una terra incredibile, un mondo dove il bene non sempre trionfa, in cui nobili cavalieri e spietate regine lottano per l'unico trono che abbia mai contato qualcosa nella storia dell'umanità. You know nothing, Elisabetta. Esatto, amici, il trono di spade. Eh già, partiremo alla volta di Westeros e adesso ed esploreremo i sette regni per sognare un po' tra le ambientazioni fantasy di Game of Thrones. Voglio solo farvi salire un po' di hype per stasera, perché non so voi, ma io aspetto quest'ultima stagione un po' come da piccoli si aspettava Babbo Natale, solo che al posto del vecchio ciccione vestito di rosso io aspetto Jon Snow. Ma prima devo ricordarvi che qui sotto c'è un pulsantino rosso, cliccateci su per iscrivervi al mio canale e non dimenticate di attivare la campanella, così da non perdervi mai nessun video futuro. In più seguitemi su Instagram e Facebook, perché ci pubblico un sacco di cose belle e i sondaggini che vi permettono di aiutarmi a scegliere gli argomenti per i prossimi video. Perciò fatelo, oppure Dracarys, grazie. Come vedete, per oggi ho anche cambiato sfondo. Probabilmente questo assetto lo terrò sempre per fantarchitettura, perché credo che sia più, cinematografico. Questo me lo potete dire voi nei commenti. Iniziamo subito, perché la ciccia oggi è davvero tanta. Troppa. Infatti questo video sarà diviso in due parti, una esce oggi, l'altra la troverete online da domani. Naturalmente anche questa volta salterò tutto il discorso sulla trama e i personaggi, perché dai, ormai Game of Thrones è cultura generale. Se non conosci le cronache del ghiaccio e del fuoco e tutto ciò che è seguito, sei un emarginato ed è giusto che tu venga bullizzato. Perché ok, bullizzare non va affatto bene, siamo tutti d'accordo, ma non conoscere le famiglie che combattono per il trono di spade è molto più grave. Prima di entrare nel vivo della questione, però vorrei dirvi un paio di cosette. Innanzitutto sappiate che personalmente ho iniziato a leggere i libri di George R.R. Martin, ma il suo stile di scrittura non mi piace, mi ricorda vagamente la saga di Twilight, che non ho letto, ma immagino sia stata scritta così. Quindi ho smesso quasi subito di leggerli, perché ogni sera mi sembrava di autoimpormi una punizione per qualcosa che sinceramente non credo di aver mai commesso. Quindi no, non farò alcun riferimento ai libri, perché non sono preparata sull'argomento. Altra cosa che voglio dire è che non farò naturalmente né spoiler, né speculazioni o previsioni per la stagione che sta iniziando, ma è doveroso dirvi che personalmente parteggio per Jon Snow, anche in combo con Daenerys Targaryen, e che immagino perfettamente chi possa schiattare in questa stagione, ma non lo saprete in questa sede, bensì quando vi dirò ve lo avevo detto, ma non ve l'avrò detto. Non ha senso, vabbè. In più voglio assolutamente sapere per chi parteggiate voi, scrivetemelo qui giù nei commenti. L'intera saga di Game of Thrones targata HBO è stata girata in location sia reali sia ricreate in teatro di posa, ma questo i fan sfegatati della serie probabilmente lo sapranno già. Per quanto riguarda le location reali, cosa di cui principalmente ci occuperemo oggi, è evidente che si è cercato di dare una identità molto marcata ad ogni luogo. Luoghi che sono molto diversi tra loro, sia per la storia, sia geograficamente, naturalmente, per le tradizioni che li contraddistinguono, per il clima, ma anche per l'architettura e l'aspetto formale di strade e città. Ricreare queste diversità ha obbligato la produzione ad esplorare diversi luoghi che potessero incarnare le sfaccettature di ognuno dei sette regni. E infatti, amici, la produzione ha spostato cast, troupe e tutto il resto numerosissime volte tra Spagna, Irlanda, Scozia e Croazia, e in più qualcuno in fase di editing è andato anche a rubacchiare dei panorami da Islanda, India, Grecia e persino dall'Italia. Ma partiamo subito da Approdo del Re, King's Landing per chi come me preferisce guardarlo in lingua originale. Ci troviamo sulla costa sud-est di Westeros. Si tratta del più grande porto del mondo conosciuto, cittadella fortificata più popolosa. Tyrion Lannister in un episodio parla addirittura di 500.000 di abitanti e sede reale, in cui all'interno del castello, ovvero il Red Keep, dimora inizialmente Baratheon, troviamo l'ambitissimo
Trono di Spade. Come abbiamo detto, è una cittadella fortificata con un porto commerciale, circondata da alte mura e divisa in quartieri. Oltre ad essere luogo di governo, dato che al suo interno si trova appunto il castello del sovrano dei Sette Regni, è anche capitale religiosa, poiché al suo interno vi è anche il Great Sept of Baelor, ovvero il maggior tempio dei Sette Regni guidato dall'Ai Septum. Naturalmente nelle parti più basse della città troviamo anche i quartieri poveri, gli slums, le case di piacere, i mercati e i luoghi per il gioco d'azzardo. Insomma, amici, siamo in presenza di una canonica cittadella medievale, fortificata, paragonabile un po' alla Londra medievale, ma con le dimensioni della contemporanea Parigi, tutta gerarchicamente e militarmente molto ben organizzata. Il clima mite, il sole e il tipo di architettura, così chiara e monumentale, di King's Landing, hanno trovato concretizzazione nella bellissima città di Dubrovnik in Croazia, chiamata anche Ragusa. Infatti, anche se le scogliere che vediamo spesso nelle riprese dal mare sono in realtà scogliere maltesi dell'isola di Malta, il porto commerciale di King's Landing non è altro che il porto di Dubrovnik, situato proprio nell'antica cittadella fortificata, porto che nell'undicesimo secolo era un grande snodo mercantile per la Repubblica Marinara di Ragusa. La città antica fu purtroppo bersaglio di bombardamenti durante le guerre della Jugoslavia negli anni 90, ma per fortuna questi non hanno eccessivamente danneggiato gli edifici, lasciando intonse le bellezze architettoniche, gotiche e rinascimentali, le chiese e le elegantissime piazze, elementi di una bellezza urbana che moltissimo si avvicina a quelle italiane, come per esempio quella veneziana, sia per stile architettonico che per impostazione sociopolitica, dato che non solo le due città sono accomunate da un destino marinaro e mercantile, ma Ragusa fino al 1358 ha fatto addirittura parte della Repubblica Marinara di Venezia, il che giustifica l'aspetto molto italiano della parte più antica della città. Le mura difensive della città di Dubrovnik, nonché di King's Landing, sono state realizzate tra il XIII e il XVII secolo e sono lunghe ben 1940 metri, quindi quasi 2 chilometri, e spesse, pensate un po', tra i 4 e i 6 metri dalla parte della terra e fino ai 5 metri dalla parte del mare, il che rappresenta naturalmente un grandissimo ostacolo per nemici provenienti sia da terra che da mare. In più la presenza di torri di vedetta assicurava attacchi tempestivi in caso di qualunque tipo di tentativo di invasione. Naturalmente queste caratteristiche perfette per una città come King's Landing sono state tutte trasposte nella serie di HBO. Bisogna però dire che la Dubrovnik antica teneva al suo interno un massimo di circa 6.000 persone, mentre nella serie ci troviamo dinanzi a una città decisamente più popolosa. Per quanto riguarda il castello, ovvero il Red Keep o Fortezza Rossa, come la chiamano in italiano, anch'esso esiste veramente e si trova naturalmente a Dubrovnik. Si tratta del Forte Lovrienac, una magione fortificata eretta nell'undicesimo secolo per fronteggiare appunto la dominazione veneziana. Testimonianze dell'epoca narrano che fu costruito in soli 3 mesi, proprio per essere pronto all'imminente attacco. È un castello in pietra, attualmente molto ben conservato, ma senza grandi pretese al suo interno, così come era più che normale in un forte militare dell'epoca. E dovete sapere che molte scene di Game of Thrones sono state realmente girate al suo interno. Le scene ambientate invece nel giardino del castello sono state girate al Tristeno Arboretum, uno degli arboreti più antichi al mondo, situato a Tristeno in Croazia. Cosa straordinaria è sicuramente la bellissima vista mozzafiato che sovrasta sia la città antica che il mare. Il castello è infatti arroccato sugli scogli che sporgono sul mare cristallino. Insomma, chi ha trovato questa location ci ha visto più che bene, perché sinceramente non riuscirei ad immaginare una casa migliore per i Baratheon e la nostra Cersei. E rimaniamo ancora a King's Landing, ma spostiamoci finalmente presso il Great Sept of Baelor, il tempio religioso più importante di Westeros. Si tratta di un immenso monumento situato in cima ad una scalinata. Ebbene, amici, il monumento è naturalmente un'architettura completamente inventata, ma la scala è la scalinata gesuita che si trova tra le stradine del centro storico di Dubrovnik. Stessa scala e stesse strade che la nostra Cersei percorrerà completamente ignuda durante la sequenza che conosceremo tutti come quella di Shame.
Il SEPT invece è una costruzione a pianta centrale, che pur non esistendo, a mio parere, prende spunto da un paio di edifici religiosi italiani. All'esterno infatti ricorda moltissimo il battistero di San Giovanni a Firenze, splendido esempio di romanico fiorentino. I motivi geometrici della pietra di rivestimento e le paraste di retaggio gotico accomunano le due architetture, facendole apparire, a mio parere, molto simili, seppur diverse nella forma della pianta che troviamo esagonale all'interno del battistero di San Giovanni e, come dice la parola stessa, sept, ettagonale, quindi con sette lati, all'interno del Great Sept of Baylor. In più, il sistema di torrette che circondano il muro esterno a me ricorda tantissimo Castel del Monte ad Andria, dimora vacanziera di Federico II di Svevia, luogo ricco di mistero e sede di molte leggende, che si crede fosse stato addirittura un luogo spirituale, un luogo magico per osservare, studiare ed interrogare gli astri. Che ci sta col Great Sept? Una volta dentro, invece, sembra un po' di stare nella chiesa di Santa Maria della Salute di Venezia. Stupendo tempio barocco a pianta centrale, con pavimento in marmi policromi dei temi occulti e un po' esoterici, e colonnato circolare, il tutto sormontato da una splendida cupola il cui tamburo filtra una luce particolare e mistica, più o meno la stessa luce che vediamo all'interno del Great Sept. Tra l'altro, il Sept, secondo me, è una delle architetture fittizie migliori mai progettate per un set cinematografico. Ultima location che visiteremo a King's Landing è la House of Undying, che in realtà è un'architettura reale, situata, indovinate dove? Esatto, a Dubrovnik anch'essa. Credo che tutto il traffico turistico di Dubrovnik degli ultimi anni sia derivato solo e soltanto dalla serie di Game of Thrones. Ma dicevamo, la casa degli Undying altro non è che la torre della fortezza di Minseta, chiamata appunto come la famiglia che la fece edificare, punto più alto delle mura difensive, da cui, grazie alla visuale privilegiata, l'intera città poteva essere controllata e protetta dalle invasioni nemiche. Il forte risale al XIV secolo e nasce proprio con lo scopo di proteggere la Portapile e un po' tutto il centro storico di Dubrovnik. In seguito ai numerosi attacchi nemici, il bastione fu fatto rinforzare e riedificare più volte, finché le mura della torre non raggiunsero circa lo spessore di 6 metri, garantendo però così a Dubrovnik la difesa perfetta. Ma spostiamoci, anche se in realtà ci sposteremo soltanto nella mappa di Westeros, perché in Europa rimarremo praticamente nello stesso posto. La città di Braavos è una delle città libere, probabilmente la più potente, è una città di marinai e di abili spadaccini, e la sua conformazione urbana è davvero molto particolare. Si tratta infatti di tante piccole isolette collegate tra loro da ponti. Vi ricorda niente? Esatto, è la stessa identica conformazione urbana di Venezia. Non a caso, per le vedute aeree in CGI, per rappresentare Braavos, sono stati utilizzati proprio dei pezzettini di vedute aeree di Venezia. Ed effettivamente devo ammettere che si tratti di una scelta davvero molto azzeccata, data la comune vocazione delle due città, entrambe città di marinai, di commercio, ed entrambe con una grande egemonia. Ma per creare Braavos non è stata utilizzata solamente la capitale veneta, bensì anche la città di Šibenik, sempre in Croazia, anch'essa città portuale dai caratteristici tetti rossi, in cui tra l'altro è possibile scorgere la piccola isola con la fortezza che vediamo nelle immagini della serie. Ma l'elemento urbano su cui mi preme portare la vostra attenzione è sicuramente l'immenso Titano di Braavos, una statua, un enorme landmark, visibilmente ispirato al Colosso di Rodi, che si erge proprio alla bocca del porto di Braavos, un guardiano di eccezione per la città, ma che analogamente al Colosso di Rodi è posto lì per incarnare la forza, il coraggio e la fierezza di questa potenza, ovvero della città di Braavos. Se ci fate caso, nella mappa pop-up che appare nella sigla della serie, possiamo scorgere diversi landmark, tra cui appunto il Titano di Braavos, ognuno dei quali rappresenta la città in cui si erge. E questa è una scelta curiosa, ma a dire il vero molto intelligente, per dare una fortissima identità a ogni singolo luogo sulla mappa. Infatti vi basta scorgere sullo sfondo questi simboli urbani per capire subito in che città ci troviamo e di conseguenza quali personaggi andremo ad incontrare. Quindi bravi signori HBO, segnare le mappe con dei landmark è una mossa molto astuta ai fini della narrazione, certo, ma anche perché dimostra un'attenzione incredibile per la costruzione di luoghi credibili e coerenti. Ma inaspettatamente a Braavos troviamo anche un prezioso riferimento all'architettura moderna, quella del XX secolo. E sì, la banca di Braavos, completamente creata in studio, pur non esistendo nella realtà, nasce da un'ispirazione reale, ovvero le architetture di epoca nazista firmate dall'architetto tedesco Albert Speer,
L'architettura tedesca di quell'epoca è austera, solenne, elegante e massiccia perché doveva incarnare la solidità e la potenza del Terzo Reich e celebrare la forza della morsa politica che Hitler aveva su tutta l'Europa. Certo, il paragone non è dei più felici, ma bisogna ammettere che l'austerità di questi edifici, oltre ad essere bella, secondo me, riesce perfettamente ad incarnare il suo intento celebrativo, quasi un po' intimidatorio e sinceramente, anche in questo caso, trovo riferimento molto più che azzeccato. C'è da dire però che l'esterno della banca è ispirato a tutt'altra cosa. Si tratta infatti di una ricostruzione in computer grafica leggermente modificata della St. James Cathedral proprio lì a Šibenik in Croazia. E ancora a Braavos troviamo la House of Black and White, un'altra architettura fittizia, un tempio religioso dedicato al dio delle many faces. Non so in italiano come l'hanno tradotto. Che pur essendo completamente immaginaria, come abbiamo detto, prende spunto dalle architetture della città di Varanasi in India. Ebbene, amici, per il momento io mi fermo qui, ma vi ricordo che domani uscirà la seconda parte di questo video sui luoghi magici di Game of Thrones. Perciò continuate a sostenermi iscrivendovi al canale e seguendomi sui miei social. Se questo video vi è piaciuto, cliccate sul pollicino in su e non perdetevi la puntata di domani. Ciao!